tempi alla morte l'Italia chiamò. Ridancia corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! Dove oggi c'è il sacrario del passo del Tonale che custodisce le spoglie dei soldati durante la Grande Guerra, correva il confine che divideva Italia ed Austria. Le montagne che gli fanno da cornice la catena dell'Adamello sono fra i luoghi simbolo della Prima Guerra Mondiale, qui venne combattuta la Guerra Bianca. Dal 2005 gli alpini della sezione Camuna il 4 novembre celebrano qui l'Unità d'Italia, la festa delle forze dell'ordine e il ricordo dei caduti. Anche quest'anno una rappresentanza delle Penne Nere Camune ha voluto rendere omaggio a chi ha sacrificato la sua gioventù per tracciare la vita del paese. Per gli alpini questo è un giorno fondamentale per la nostra memoria e sicuramente il 4 novembre rappresenta uno dei punti fondamentali dei nostri valori e della nostra vita associativa. Oltretutto in questi luoghi particolari, ai piedi dell'Adamello, una montagna che ha significato molto per noi e per tutta la storia. La fine del primo conflitto mondiale per l'Italia traccia un bilancio drammatico come per tutti gli altri paesi che ne hanno fatto parte. 5 milioni sono stati gli uomini mobilitati, di questi ne sono caduti oltre 600.000, quasi 300.000 i mutilati, 1 milione i feriti, 600.000 uomini vennero fatti prigionieri, 64.000 di questi morirono di stenti. Gli anni dal 1914 al 1918 hanno lasciato un segno indelebile nella storia europea e anche in Valle Camonica, poiché il fronte dell'Adamello è stato scenario di un gran numero di battaglie. Ecco perché la giornata del 4 novembre è molto sentita anche sul nostro territorio e quest'anno se ne è colta tutta l'essenzialità. E quindi anche nel piccolo, nell'essenziale, abbiamo voluto celebrare questo 4 novembre qui al Tonale. È una cerimonia, possiamo dire, anche se in tono ridotto, che non ha perso il suo significato, anzi forse quest'anno ha un significato particolare perché è vissuta in modo davvero più sentito. Una cerimonia in cui affidare e affidiamo al Signore tutti i caduti di tutte le guerre, tanti che riposano anche qui al Sacrario del Tonale, coloro che hanno dato la vita nelle missioni di pace, nell'adempimento del loro servizio. Vogliamo ricordare e affidare al Signore le stanchezze, le prove che tanti anche nostri militari e tanti operatori sanitari stanno affrontando appunto per combattere questo nemico invisibile che è il Covid-19. E c'è chi nonostante tutto non ha voluto mancare al Tonale, dove sono arrivate anche rappresentanze di alpini fuori dalla valle. Il ricordo di quello che hanno fatto per noi, di quello che ci hanno portato, quello che cerchiamo anche noi stessi di portare avanti. Le istituzioni presenti hanno apprezzato la giornata e l'organizzazione delle Penne Nere. Grazie agli alpini, così numerosi oggi, in termini di importanza, di presenza, ci sono il presidente degli alpini della sezione di Valle Camonica ed anche rappresentanti del Consiglio Nazionale degli Alpini, nonché i rappresentanti delle sezioni del nostro comune, quindi grazie a tutti.